Ok, sta registrando. Sì, vedo i minuti che scorrono. Buonasera, siamo qui alla prova di una Jaguar X-Type 2002 turbo diesel del 2006 con all'attivo 114.000 km che con me ne ha percorsi circa 10.000. L'ho comprata infatti poco dopo che aveva fatto 100.000 km. Allora, è una macchina dove si sta molto comodi, la rumorosità interna è veramente, veramente bassa, si viaggia bene e diciamo che contrariamente a quanto uno si aspetta quando compra una Jaguar, non è che la macchina abbia grandi velleità sportive, ovvero il motore ha molta coppia, però in un arco di giri tutto sommato limitato, si ha una buona risposta a partire dai 1300-1400 giri, dove invece sotto è molto vuoto e ruvido, sale con progressione e forza fino a 3000-3500 e oltre sfuma. Non ha certo un allungo come quello che uno trova su un Audi o su una BMW specialmente. La seduta è molto comoda, c'è un po' da denunciare sempre uno sterzo veramente leggero, che è un po' noioso nella guida più sportiva, e soprattutto una taratura degli ammortizzatori morbidissima che privilegia il comfort, che è veramente elevato, ma quando uno si mette a fare un po' di tornanti o qualche curva più veloce, emerge un po' questo difetto. Il cambio è comodo, gli innesti sono precisi, non è proprio fulmineo nei passaggi più veloci, ma con la sesta veramente lunga, si torna a parlare di una macchina davvero comoda perché si riescono a mantenere meglio autostradali molto elevate nel più totale silenzio e col motore molto rilassato. Altre piccole cose un pochino noiose, nel caso in cui una persona accenda lo sbrinamento del parabrezza, è molto complicato poi riuscire a spegnerlo, perché uno, dopo che spegne lo sbinamento del parabrezza, restano comunque accesi lo spannamento del vetro posteriore, il condizionatore e il riciclo automatico. Insomma, per toglierlo bisogna premere tre pulsanti. Inoltre, per uscire dalla macchina bisogna tirare due volte la leva, cosa non molto istintiva, i vostri passeggeri tenderanno a sbarbare lo sportello. Freni buoni. Tenuta di strada buona, ho detto, basta abituarsi al coricamento e poi non ci sono problemi. La frizione non è proprio il massimo, tende a staccare in maniera un pochino secca. Quando si va alle basse velocità, si sente il cambio di marcia. Sempre tornando al discorso di ammortizzatori morbidi, con 5 persone a bordo, la macchina è seduta a terra, basta un piccolo dosso per portare gli ammortizzatori a fondo corsa. Per il resto poco da dire, gli interni chiari, non per colpa della Jaguar, ma perché sono chiari, si sporcano con molta facilità. Il resto del cruscotto invece si pulisce molto bene, anche a distanza di anni, avendo preso molto sole, è ancora bello lucido e con un aspetto vivo. La pulsanteria non è il massimo che esiste in circolazione, ma non ci si può certo lamentare, va più che bene. Per il resto, rotture in questi 10.000 km, non ce ne sono state, niente di grave. Ho avuto una perdita alla pompa dell'acqua che ho dovuto sostituire, non è stata poi troppo onerosa, insomma, un centinaio di euro circa. In più si è rotto il manicotto che porta l'aria alla turbina, che collega il debimetro al turbo. Un manicotto a bassa pressione che mi è costato 70 euro, se non sbaglio. Non ha avuto altri problemi. Un filino di rumorosità a freddo, una volta che il motore entra in temperature molto silenziosi, i tachicristalli efficienti, non hanno una velocità massima molto elevata, ma sono precisi nelle regolazioni della velocità minima. Cos'altro dire? Un impianto stereo di qualità, la musica si sente bene e la radio prende il canale molto meglio, ad esempio, dell'Audi A6 di mio padre, che non riesce più a seguire certe stazioni dove con questa si sentono ancora bene. Impianto di condizionamento molto potente, quando uno decide di volere aria calda o aria fredda, in pochissimo tempo la temperatura della macchina cambia. Per il resto penso che ci siamo, è una macchina di cui io sono soddisfatto, sicuramente l'acquisterei anche un'altra volta, adesso stiamo osservando la plancia, sono sceso un po' troppo di giri. E sicuramente le riacquisterei, si comporta molto bene. Ah, i consumi non sono proprio bassissimi. È vero che è un 2002 da 155 cavalli, ma anche adottando una guida tranquilla e rilassata, non si può certo dire che la macchina consumi molto poco. Solitamente si sta fra i 14 e i 15 km/l.
Se si adotta invece uno stile di guida più sportivo, i consumi non è che poi ne risentano moltissimo, alla fine è difficile scendere sotto i 10. Se ci mettiamo a fare delle prove di accelerazione con partenza da fermo, gli 8 secondi e 9 dichiarati alla Jaguar mi sembrano un po' ottimistici. Però va detto che in caso di sorpasso la ripresa è molto buona, a patto di stare in quel range di giri che dicevo prima, poco sopra i 1200-1300 giri uno può schiacciare e sorpassare tranquillamente indipendentemente dalla marcia in cui è. Bene, io spero che se voi siete indecisi, non sapete che macchina acquistare e avete trovato una X-Type usata, spero di avervi aiutato a capire se è la macchina che fa per voi. Comoda, spaziosa, capiente, la bauliera è molto grande, per abbattere gli schienali bisogna accedere alla bauliera, quindi è sicura anche da un punto di vista dei furti, perché non basta spaccare un vetro laterale per accedere alla bauliera. È una cosa che dalle parti dove sto si è rivelata molto utile, perché hanno spaccato molte macchine per accedere alla bauliera, alla mia alla bauliera non ci sono entrati. Ricordarsi sempre di chiudere la macchina premendo due volte sul pulsante, altrimenti non si chiude tutta, non si sente scattare le serrature. Penso che sia una cosa voluta, forse anche programmabile. Quindi una macchina molto adatta alle famiglie che vogliono stare comodi, vogliono viaggiare, vogliono fare un sorpasso tranquillamente, non adatta a chi cerca una macchina sportiva. In quel caso lì meglio orientarsi verso le versioni a quattro ruote motrici a benzina, che con le quattro ruote motrici sicuramente saranno molto meglio, perché questa qua ad esempio, avendo molta coppia, quando uno va a fare una curva stretta dando gas entra il controllo trazione che smorza molto delle sensazioni. Togliendo il controllo di trazione la macchina non è che sia guidabilissima. Servirebbe un differenziale, insomma 400 Nm di coppia senza un bloccaggio del differenziale davanti si sgomma parecchio. Quindi cosa vi devo dire? Comprate una Jaguar X-Type, se vi piace la macchina sicuramente non ne rimarrete delusi, se avevate una BMW forse un pochino delusi rimarrete. Buon acquisto a tutti, ciao da Fabio! Pronti? Ok, abbiamo messo la termostatica. Questo è l'impianto di scarico, già un po' fangoso perché l'abbiamo usato. Probabilmente la ruota in affondo tocca un pochino queste zone quando facevo qualche impennata. Come sentite il rumore è molto metallico. La temperatura dopo un quarto d'ora che siamo al minimo è a 140 gradi. Lo scarico invece è tutto sommato l'aria è fredda. Come si vede 143 gradi. Ok, ciao!